Benvenuti a TG Pro, appuntamento settimanale con le notizie dalla provincia di Ancona. Settimana dedicata alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia che hanno preso avvio al Teatro Pergolesi di Jesi con una cerimonia che a fianco alle istituzioni ha visto la partecipazione di centinaia di studenti. Questa rappresentazione teatrale che esce fuori dalla liturgia classica della celebrazione, interpretata da giovani, diretta ai giovani, giovani che interpretavano quelli che hanno fatto l'Unità d'Italia, quelli che hanno contribuito all'Unità d'Italia. E sempre per commemorare l'anniversario dell'Unità d'Italia, la provincia ha presentato il progetto di restauro della statua di Camillo Benso di Cavour al centro dell'omonima piazza di Ancona. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con il Comune. È stata individuata la statua di Cavour perché ovviamente era in condizioni piuttosto, come dire, negative, utilizziamo questo termine, e perché restaurando la statua di Cavour ci sembrava in un abbraccio di unire tutti i comuni della provincia di Ancona. I tempi saranno ovviamente entro l'anno, anzi noi speriamo parecchio prima della fine dell'anno, ma comunque coincidono con le celebrazioni dell'Unità d'Italia. Si va verso un'intesa tra Comune di Senigallia, Provincia di Ancona e Regione Marche per la riqualificazione dell'area dove sorge l'Hotel Marche. La provincia, dal canto suo, stanzierà una somma pari a 750.000 euro per il recupero di Piazzale Morandi e delle zone limitrofe con la realizzazione di parcheggi. L'Hotel Marche è stato stralciato dal comparto del centro storico e sarà oggetto di un intervento urbanistico diretto. Questo ovviamente comporta con sé che priva la città di oneri di qualsivoglia natura che possa compensare l'utilizzo di quell'area. Dal canto suo la Regione Marche ha abbassato il valore dello IAT che la comunità di Senigallia potrà avere nella propria disponibilità, evitando quindi delle speculazioni anche libere su un mercato che non è mai libero quando si parla di una parte importante tra il centro storico e il lungomare. Ci permette di acquisire un edificio all'interno di un'area che può essere ripensata, riprogrammata e completamente riqualificata. Taglia il traguardo della quinta edizione il Festival Controcanto, promosso dalle province di Ancona e Macerata e dai rispettivi sistemi museali. L'organizzazione, come ogni anno, sarà curata dall'Arci di Ancona. Ben 10 gli eventi che vedranno tra i momenti clou i concerti di Kimmo Pujonen a Castelfidardo, Raffael Gualazzi a Jesi, Billy Bragg ad Ancona ed Elio e le Storie Tese a Senigallia. Controcanto ritrova il suo spirito originale in un'edizione molto ricca che si apre ai territori di Macerata e alle collaborazioni con i due sistemi museali di Ancona e di Macerata, e quindi estende, diventa sempre più regionale, pari alla sua importanza, diciamo, per gli eventi che propone, per l'originalità dei concerti. Torna alla sua dimensione originale perché torniamo a occuparci di artisti che hanno fatto della collaborazione con e dell'intreccio con le altre arti uno dei loro punti di forza. Su 10 appuntamenti in 9 comuni di 2 province, Macerata e Ancona, con la collaborazione soprattutto questa dei sistemi museali e quello della provincia di Macerata e quello della provincia di Ancona, riusciamo a realizzare appunto diversi eventi gratuiti. Un momento di crisi, di grossi tagli dei fondi per la cultura e lo spettacolo, ovviamente si uniscono le forze, le energie, e questo porta a questi risultati. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Buona giornata!